Justin Bieber sorride di nuovo e ama la sua nuova vita post-tour. Justin Bieber si gode il meritato tempo libero e pubblica sui social le sue scappatelle notturne in compagnia della sua chiesa. La stessa chiesa che ha organizzato il concerto australiano degli Hillsong Young e Free e che la pop star ci ha mostrato in un brevissimo videoclip. Justin Bieber, felicissimo della sua nuova vita. Nel video pubblicato qualche giorno fa Justin Bieber si trova ad un concerto degli Hillsong Young e Free e si gode la musica, saltando a ritmo tra le persone in visibilio. Justin sorride, felice, e canta a squarciagola la canzone Vacche. Nel commento, una frase che inneggia al suo nuovo stile di vita: non c'è niente di più divertente e grandioso di onorare Dio. A quanto pare, negli ultimi tempi Justin Bieber si gode la compagnia del pastore della chiesa di Hillsong Carl Lentz, e nell'ultimo mese sembra che i due siano diventati pressoché inseparabili. Sebbene inizialmente si pensasse che il Purpose Tour fosse stato cancellato in seguito all'avvicinamento di Justin Bieber alla chiesa, un responsabile dalla Hillsong ha da poco negato l'affermazione. Il vero motivo per cui la pop star canadese ha rinunciato al suo tour è imputabile, secondo TMZ che lo avrebbe intervistato, al burnout. Pochi giorni fa, Justin Bieber ha rilasciato ai giornalisti una dedica per i suoi fan: vi adoro ragazzi, siete fantastici. Mi dispiace per tutti coloro che ho deluso e che si sentono traditi, non era mia intenzione, davvero, vi auguro una splendida giornata. Un rappresentante di Justin ha dichiarato anche che Justin ama molto i suoi fan, e che è davvero dispiaciuto se li ha delusi. Tuttavia, gli ultimi 18 mesi del Purpose Tour sono stati per lui un'esperienza incredibile. Justin Bieber e il suo nuovo singolo Friends. Qualche settimana fa Justin Bieber ha rilasciato il suo nuovo singolo, Friends, in collaborazione con Blood Pop e che racconta del suo desiderio di restare in rapporti amichevoli con una vecchia fiamma. Puntuale come un orologio svizzero, il web si è incendiato e ha dato il via alle speculazioni. Nonostante le ex di Justin siano varie ed eventuali, sembra quasi naturale pensare alla celebre regina di Instagram, Selena Gomez. Dal canto suo Justin ha specificamente dichiarato che si tratta di una ex in particolare, anche se non ha detto quale. Come è naturale pensare, però, la lyrics della canzone è passata al microscopio infallibile dei fan, che l'hanno analizzata fino al minimo dettaglio. Con un po' di fantasia e una sana dose di investigazione, alla fine, hanno dedotto che sì, la canzone parla di Selena. Per esempio, c'è un pezzo molto specifico in cui Justin chiede se la mamma di lei ha ottenuto il lavoro che desiderava. Mandy Tefei, mamma della Gomez, ha organizzato il primo incontro tra la figlia e Justin nel 2009, ed è stata lei a fare da cupido della situazione. Se ai tempi era la manager di Selena, Mandy aveva sempre desiderato lavorare nel mondo della produzione cinematografica. Sarà vero, dunque? Non possiamo che attendere ulteriori dichiarazioni.